Mettere Dio al primo posto significa amare a dismisura l'umanità, mettere l'uomo in comunicazione con l'altro uomo, creare, favorire vincoli fermentati da azimi di sincerità. In poche parole, questo immettere Dio nella vita degli uomini, questo innestare Dio nel cuore degli uomini, rinfondere speranza, certezza nella presenza di Dio, dando una dignità ai fratelli, mettendo uno a favore dell'altro, uno verso l'altro, uno in comunicazione con l'altro, è l'azione con cui si ripristina quella civiltà dell'amore, così come amava chiamare e dire Giovanni Paolo II. Allora, cari fratelli, care sorelle, questa è la luce di cui ci parla Gesù nel Vangelo. E questa è la luce che Lui è venuto a portare nel mondo, quella luce che ci strapperà dalle tenebre. Non potremo mai rimanere nelle tenebre. Apriamo i nostri occhi e guardiamo intorno a noi. Quanta parola di bene sta crescendo e diffondendosi intorno a noi. Ognuno di noi si senta però interpellato da questa parola e si senta chiamato a dare la sua risposta di bene perché questa civiltà dell'amore possa continuare ad essere instaurata.